Gentili telespettatori, buona giornata. Matteo Bassetti interviene a domenica in la storica trasmissione di Rai 1 condotta da Mara Venier. Naturalmente si parla di Covid, ovviamente le trasmissioni televisive invitano le virostar, i virologi star. Questo perché il tema Covid, il tema principale di questi ultimi mesi... E vanno di moda eh, le litigate televisive tra medici, negazionisti, eccetera, eccetera. Eh, gridano, se ne dicono di tutti i colori. La gente non cambia canale, l'audience sale, le pubblicità pagano di più. La rete televisiva guadagna, che poi gira una parte dei guadagni ai conduttori televisivi facendo dei contratti più alti. Tutto quadra, vero? E così, come vi dicevo, a Domenica In c'è il virologo star. La star medica Bassetti che parla di Covid come spesso fatto negli ultimi due anni. Bene, si parla della variante Omicron che si è palesata in tutta la sua forza. E così l'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova arriva a una critica al governo presieduto da Mario Draghi e in particolare al suo leggendario. Ministro della salute Roberto Speranza, ovviamente il mio è sarcasmo. Non, è, non crediate realmente che sto lodando Roberto Speranza. Roberto Speranza eh, non sarebbe stato dovuto eleggere come ministro della salute, non, sarebbe stato, non, non avrebbero dovuto confermarlo come ministro della salute draghi, non avrebbe dovuto confermarlo. Dopo tutti gli scandali, ha mentito al Parlamento, le zone di, al di Alzano, Nembro, tutte le cose che sono venute fuori, eh, i dati sbagliati in conferenza stampa per valorare le sue tesi, dati sbagliati. Eh. Ecco, un, un personaggio del genere avrebbero dovuto non solo mandarlo via da ministro, ma anche... Cacciarlo Dal Parlamento, dire: Guarda, neanche nel gruppo misto, vai via, sparisci. Non ti fare più vedere. Invece è ancora lì nel suo ufficio con le bandierine dietro che sventolano dell'Europa e dell'Italia e gli arrivano telefonate, signor Ministro. Cioè... Ecco, insomma, bel paese. L'Italia è un bel paese, bel paese galbani. Ecco, le misure restrittive, dice. Bassetti, magari futuro ministro della salute, <ride> dice: le misure restrittive dalla DAD alla mascherina non sono state in grado di arginare la variante Omicron. Cerchiamo la consapevolezza, dall'autodeterminazione del test all'uso della mascherina quando serve usciamo dalla logica degli obblighi e delle imposizioni ci si vaccina si usa la mascherina quando serve su questo sono d'accordo la mascherina va utilizzata quando serve non per andare a passeggiare in montagna da soli in cima alla, ecco, alla montagna Mh, pertanto la mascherina va utilizzata quando serve siamo d'accordo ci si vaccina siamo d'accordo e, uh, le, le restrizioni non sono servite non servono per arginare um, la variante o qu qualunque altra variante il covid abbiamo visto che ah, non ti puoi sedere quattro al tavolo cinque non va bene forse tre sì al bancone del bar puoi stare lì ma non ti puoi sedere al tavolino secondo voi tutte queste cose qua hanno fermato la pandemia? Assolutamente no, basta guardare i numeri. Forse hanno fatto qualcosina, ovviamente, ovviamente qualcosa avranno fatto. Eh? Non nascondiamoci dietro al, al tubo del gas. Eh, ovviamente queste, queste restrizioni qualcosina hanno fatto, ma la domanda è quel qualcosina che hanno fatto ne è valsa la, la pena? Cioè, quel qualcosina. Dopo I due anni di restrizioni. Non fai questo, non fai quello, non fai quell'altro, cioè ne è valsa la candela, grande domandone. Bassetti poi ha portato anche l'esempio della Francia che dal primo febbraio elimina l'obbligo di mascherina all'aperto. È una variante che va veloce, più delle nostre misure. Eliminiamole o finiamo per complicarci la vita. La burocrazia, dice Bassetti, sta fermando la scuola e il lavoro. Con queste regole rischiamo il lockdown di fatto. E poi chiarisce che in fase di stabilizzazione, siamo in fase di stabilizzazione e che la terza dose <coughs> è assolutamente cruciale perché protegge dalle forme gravi. Nel mio ospedale non è stato ricoverato nemmeno un paziente con tripla dose. Bene, questi sono i dati. Volevo anche rispondere perché vedo molte volte sempre lo stesso commento: gli ospedali sono vuoti e gli ospedali sono vuoti, io lo so per certo, io lo so di qui, io lo so di là. Qual è la realtà? Ma non avete visto i dati che dicono le terapie intensive sono occupate al 15%, al 10%. I reparti ordinari sono occupati al 18%. Ma avete capito che cosa vuol dire? Che se un reparto è occupato al 10%, vuol dire che il 90% dei posti sono vuoti. In Italia, le terapie intensive eh, si dicono in criticità quando superano, credo, il 30%. Un reparto di iperterapia intensiva comincia ad essere in crisi quando l'occupazione dei posti letto supera il 30%, il 30, il 30 su se, sul 100 vuol dire che il 70% sono posti vuoti. Pertanto, se continuate a scrivere, io so che gli ospedali sono vuoti, sono vuoti! Lo dicono i numeri, lo dicono i medici. Viene reputato un come vi sto dicendo, viene reputata pressione alta su un ospedale quando le terapie intensive superano la soglia che hanno stabilito di criticità del 30% 30 su 100 su 100 posti, 30 occupati e 70 vuoti. Vuoti con nessuno. È chiaro questo concetto? Perché, se no, continuiamo a ripetere le stesse cose senza avere delle informazioni corrette, pure i dati sono lì. Quando sentite che le, te le terapie intensive sono occupate al 18%, 18% vuol dire che dovete fare 100 meno 18, vuol dire che quelli sono i posti liberi, vuoti. Quindi, eh, io so che i posti in ospedale sono vuoti. Certo che sono vuoti, lo dicono tutti i numeri, non è una roba ho scoperto, ma che ti scopri? Vabbè, insomma, arrivederci a tutti e grazie.